Verranno terminati durante le vacanze estive i murales dipinti nel sottopassaggio che collega l'Isis Valle Seriana alla stazione di Gazzaniga. Una volta ripuliti dagli imbratti, sui muri sono apparse da un lato raffigurazioni stimolate dall'analisi di alcuni articoli della Carta fondamentale, dall'altro immagini dell'ipotetico mondo dell'anticostituzione. Io come studente ho avuto modo di, come si dice, pitturare questo articolo che è dell'anticostituzione e rappresenta un mondo racchiuso in una gabbia che viene trascinato nell'inferno e con una chiave irraggiungibile, cioè che non si può raggiungere. Questa parte dell'anticostituzione ci sono tutti i disegni che rappresentano come il mondo sarebbe senza una costituzione, senza delle regole. I ragazzi coinvolti sono stati numerosi, provenienti dalle scuole elementari e medie di Gazzaniga e dall'Isis Valle Seriana. Ovviamente i contributi ed i percorsi correlati alla realizzazione dei murales sono stati diversi. Noi delle superiori abbiamo fatto le tematiche, insomma, abbiamo deciso come mettere insieme i vari articoli tra di loro in un unico disegno, mentre anche quelli delle medie e quelli delle elementari invece hanno contribuito a disegnare le persone con i più diversi colori per far vedere l'unione e la globalizzazione, insomma. I murales rappresentano solo l'ultimo in ordine cronologico dei tasselli aggiunti e previsti dal progetto Costituzione, che ha già spinto i ragazzi dell'istituto a comporre un rap fratelli e ad istituire una mostra sulla Carta fondamentale. Un tema particolarmente caro all'Isis Valle Seriana, quello della conoscenza delle norme e l'approfondimento dell'educazione civica, sviscerato anche grazie al progetto Legalità che ha coinvolto diverse classi dell'istituto. Abbiamo affrontato le tematiche sul mito, che cos'è il mito nei confronti dei giovani e come si può prendere spunto per affrontare la legalità in modo migliore. Visionando dei film abbiamo visto anche Gomorra, che ci ha spiegato cosa fosse la mafia napoletana e abbiamo incontrato anche l'esponente di Libera. E come spesso accade, sono state le testimonianze dirette a colpire maggiormente i ragazzi, l'incontro con il magistrato Antonio Ingroia, ma anche quello con l'imprenditore Pino Masciari. Ha avuto un'esperienza di mafia in quanto veniva chiesto il pizzo, ma rifiutatosi di pagarlo è stato costretto a scappare da questa organizzazione, in quanto avrebbe rischiato la propria vita. E piuttosto amaro è il commento ad un'ipotetica soluzione del problema. Beh, combatterla non è sicuramente facile. Ci hanno provato persone di un certo livello e purtroppo non hanno vinto. Sono riusciti sicuramente a scalfirla, ma non a vincere sicuramente.